adesso vediamo come funziona la zona 30. Adesso vediamo come dovrebbe funzionare la zona 30 in Corso Savoia. Sono al primo tratto e diciamo che va bene perché sono a 27 km/h. Se vado più veloce sono un po' idiota, per visto che qua ci sono anche l'immissione di altre vetture che provengono da via Fabio. A questo punto siamo già a zona 0, ecco, zona 1, e mi attesto a zona 3. Vediamo quanto mi dura sta zona 3, anche per mandare un messaggio che portare la velocità a 30 km/h sia in Corso Savoia e, come vedremo dopo, in Corso Umberto è veramente una storia che non si regge da nessuna parte. Ovviamente ho camminato fin qui a zona 5, 4, poi 3, ora sono a 8 km/h più o meno all'incrocio con via Paolo Vasta. Come deve girare, zona 2, ecco, adesso qua si può accelerare un po' per arrivare a una velocità, stiamo parlando di un giorno festivo, la velocità dei 30 km/h. Non c'era bisogno di fare niente, perché se non c'è nessuno quei 30 km/h li puoi fare, ma non di più, perché poi, come sappiamo, si immettono una quantità di auto da tutte le parti e quindi non ha senso. Ho dovuto già rallentare, sono sotto intorno ai 25 km/h e si sta scorrendo e non riesco a superare e non posso superare i 30 km/h per i vari pericoli, gente che si mette, parcheggia, eccetera. Non passo da Piazza Duomo come non ho mai fatto e giro per immettermi in Corso Umberto e valutare quella seconda parte che l'amministrazione indica come destinataria della zona 30. Ok, allora inizia Corso Umberto e io sono a zona 0. È tutto in tempo reale, per cui poi alla fine capiremo se conviene la zona 30 o se per fare questo giro idiota dei carri allegorici grotteschi bisogna per forza prendere l'auto. Oggi sono stato costretto, proprio per girare questo video, ma credo che questa zona 0 continuerà per un po'. Ecco, ci si sposta, zona 1, zona 2 e ritorno felicemente a zona 0. Zona 0, ecco, siamo in Corso Umberto, non è neanche un giorno lavorativo, le scuole sono chiuse, l'orario è decente, sono esattamente le 10:31 e, come potete notare, la zona 30 non è altro che una zona a 1 km/h. Insomma, per essere sinceri, sono a 3 km/h. Però mi sembra anche costante come andatura. Quindi andatura costante in un giorno festivo alle 10:30 del mattino con le scuole chiuse è di 3 km/h. Gli altri 27 ce li regalerà l'amministrazione e l'assessore Grasso quando emetterà, se mai lo emetterà, questo mitico provvedimento di zona 30. Adesso sono a zona 0, perché ovviamente ci si ferma un po'. In effetti io non faccio mai questa strada in macchina perché è veramente assurdo e non ha senso, ma per chi la vuole fare e per chi decide di, che ne so, tentare di comprare qualcosa, perché al momento va anche detto che è veramente inaccessibile qualsiasi negozio, perché non c'è parcheggio libero, non potrei prendere neanche niente al volo, neanche un volantino, cioè non ci si può giustamente fermare, parcheggi tutti occupati
credo sin dal primo mattino, e per il resto si cammina a meno di 1 chilometro. Siamo fermi essenzialmente, stiamo camminando con la classica andatura brucia-frizione prima, e non si riesce a mettere neanche la seconda. Vedete il video fuori fuoco, questo anche per schermare le targhe di chi mi sta davanti. C'è una raccolta spazzatura alle 10:33 del mattino, in pieno centro. Questo è ovviamente assurdo, però la decennale non è assurdo, è un fatto, diciamo, di cui ci si abitua. Alle 10:30 del mattino si raccoglie la spazzatura in Corso Umberto. Sono all'altezza dell'incrocio con via Paolo Vasta, faccio passare questo buon uomo perché sennò qua non passa mai. Mi ha fatto passare anche la signora in rosso, facciamo passare pure e ci spostiamo da zona 0 a zona 2 km orari. Ovviamente non ho mai messo, in Corso Savoia un attimo sì, in Corso Umberto mai messa la seconda marcia, sempre in prima, frizione prima, frizione prima, frizione prima, non dico acceleratore perché c'è poco di che accelerare. In questo momento siamo di nuovo a zona 0. Veramente quando i fatti poi, come dire, chiariscono quali sono le circostanze, perché è veramente incredibile pensare di strutturare un provvedimento di zona 30 quando questa è una strada assolutamente immersa nel caos, immersa nella confusione, immersa nel totale traffico, cioè qua non ci si muove. Però c'è chi la vuole aperta perché pensa che è così. È meglio, si cammina più celermente, cosa che comunque non sto notando, e forse qualcuno riesce a fare anche qualche scontrino in più, cosa a cui non credo, perché a parte le macchine parcheggiate, tutti gli altri come degli idioti siamo in coda a girare lungo il circuito del più bel carnevale di Sicilia. Ci manca solo la voce di Giulio Vasta, per il resto ci sentiamo veramente in una situazione assolutamente carnevalesca. Sono riuscito a vederlo, davanti a me c'è ancora un altro furgoncino della spazzatura che, oltre al grande caos delle macchine in questa via centrale, ci mette del suo, perché comunque dobbiamo stare con i finestrini chiusi. Ci siamo spostati, zona 1. È tutto in tempo reale, non taglio, non metto, non aggiungo, non faccio niente. E basta, cioè, ecco, questa è la situazione. Eccoci qua, stiamo per raggiungere la Villa Belvedere. Voglio dire che, diciamo, un'andatura media che ho potuto tenere sono stati i momenti in cui ho fatto 10 km orari, ma diciamo l'andatura media si sarà attestata intorno a 3, 3 e mezzo, forse 2 anche, km orari. E mi dirigo verso la Villa Belvedere. Come potete notare, ci siamo fermati di nuovo, perché è chiaramente un fatto di flusso, no? Il flusso è notevole, per cui al primo incrocio, al primo stop, o alla prima immissione, o qualcuno che deve uscire dal parcheggio, o semplicemente uno che ti apre uno sportello, si ferma, si blocca il traffico e ritorniamo a zona zero. Eccoci arrivati, siamo alla Villa Belvedere, il cancello è chiuso. Faccio vedere un po' meglio se si può. Cancello chiuso della Villa Belvedere e, girando da Corso Italia, fermiamo questo tour e cerchiamo di far capire
che in effetti quello che ci dicono non sta né in cielo e né in terra.